La Pasqua, si sa, è una giornata di festa, una giornata in cui noi cristiani andiamo a festeggiare, diciamo così, una giornata importante nell'ambito cristiano-cattolico, chiaramente. Ma può essere per noi italiani una giornata da sogno, ma può trasformarsi, come nel caso di specie di cui adesso mi appresto a parlarvi, in un vero e proprio dramma totale. È la storia infatti questa di Shanta Mayadunne, una donna chef molto famosa in Sri Lanka, la quale è morta il giorno di Pasqua, vittima infatti degli attentati a Colombo. La donna ritratta in una foto pubblicata dalla figlia Nisanga sulla pagina Facebook poco prima dell'esplosione all'hotel Shangri-La, proprio in Sri Lanka. In buona sostanza la donna era giovane, stava facendo, diciamo così, colazione con la amata famiglia, i figli e il marito al seguito, Lister Breakfast with Family, così avrebbe scritto su Facebook la figlia. Era molto famosa anche nei diversi programmi in TV, era la beniamina della comunità cingarese all'estero ed è morta nell'attentato anche la figlia Nisanga. La donna aveva 30 anni di età, era davvero fenomenale nell'ambito della cucina. Vi ringrazio, non c'è più, il video termina qua, non posso far altro che dire Shanta Mayadunne, riposi in pace, amen.